Mister, alla fine di questa partita col Mazzara, un 2-0 che brucia, una partita condizionata anche dall'arbitro. I ragazzi escono a testa alta, anche il mister, qual è la sua opinione? No, non posso dire niente ai ragazzi, sicuramente abbiamo fatto un'ottima partita dopo 20 minuti giocando in 10 e non era facile. Abbiamo creato delle palle gol, c'era secondo me un rigore soprattutto nel primo tempo netto, e l'arbitro, però questo fa parte anche del gioco. Io non mi appello alla, mi appello sempre alla buona fede degli arbitri, però quello che posso dire ai miei ragazzi è che finalmente oggi dopo 3 partite abbiamo fatto il calcio e giocato quello che voglio io. Le prime 3 partite noi abbiamo fatto il calcio parlato, invece oggi abbiamo fatto il calcio giocato e si è visto che i ragazzi hanno dato l'anima. Con questa sconfitta, insomma, il Marineo si complica la vita, probabilmente è un saluto alla possibilità di andare nei playoff. Con che animo giocherete le prossime partite? Con l'animo che abbiamo avuto anche oggi, anche perché noi dobbiamo onorare la maglia, dobbiamo onorare questa società che ci sta dando la possibilità di giocare, anche perché noi insieme al Marineo abbiamo un progetto per l'anno prossimo per l'eccellenza, perciò e fino alla fine lottiamo su ogni partita, perciò noi non dobbiamo mollare di niente. E playoff o playout a noi non interessa, dobbiamo soltanto migliorare in tante cose ed magari essere un po' più fortunati. Come ha visto la difesa oggi? Mi è sembrata molto più quadrata, con un ottimo Romano. Ma su io e i miei ragazzi di oggi non avevo avuto dubbi. Mai dubbi, la difesa è una grande difesa, un grande centrocampo, e posso dire veramente che oggi abbiamo fatto una grande partita e fino all'ultimo i ragazzi non hanno mai mollato, e questo è lo spirito del nostro gioco. Dove può arrivare questo Mazzara secondo lei? Ma è sicuramente un'ottima squadra con ottimi elementi, è una delle pretendenti ai playoff. Io auguro al mister Dino Marino veramente di fare un grande fine di campionato e arrivare, perché è una squadra che sicuramente anche come città è una città blasonata, ha fatto già delle categorie superiori, perciò insomma può meritare una bella posizione. Siamo con Mirko Demiere, espulso oggi a metà del primo tempo, un'espulsione molto discutibile, una gara condizionata probabilmente. E allora Mirko, un po' più sereni, cosa possiamo dire? Serenità poca veramente, perché oggi è stata una vergogna, con tutto rispetto, Mazzara, grandissima partita, grandissima squadra, infatti niente assolutamente da dire alla società del Mazzara che ha fatto la sua onesta partita come ci aspettavamo, infatti eravamo sul campo, eravamo tutti sul pezzo. Poi io spero veramente che ci siano le immagini per poter commentare quello che hanno combinato purtroppo gli arbitri. Io di arbitri, credimi, non ne voglio mai parlare, però oggi quello che hanno fatto hanno rovinato una partita, perché quando tu al 30° butti fuori il portiere per una cosa che si è inventato il guardaline, la partita viene condizionata giustamente, e poi è venuto fuori il Mazzara che giustamente ha il suo organico per affrontare queste partite. Amarezza tanta, ma adesso bisogna guardare avanti. Queste altre partite che rimangono, con sportività, con lealtà e con impegno. Tuttavia, dico, possiamo dire che ormai a questo punto il Marineo è fuori. Sì, affronteremo queste partite come abbiamo affrontato tutto il campionato. Daremo il 100% in ogni partita e poi all'ultimo tireremo le somme. In bocca al lupo. Grazie.